Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ricevuto 89. Siamo tornati nella seconda parte dello spacchettamento spada e scudo della versione praticamente Pokémon. Sicuramente avrete visto il primo. Non so se ho esultato per niente o se non ho esultato. E oggi abbiamo da aprire questi pacchetti qua dietro. Guarda quanti bello. E andiamo ad aprire. Sappiate che vedrete altri due video oltre questo qua, perché ho un altro box da aprire. Codice per voi. Prima carta: Bonsuit, Dunsparce, Electric, Mr. Mine. Perché più che altro qua noi andiamo a cercare Grimer carino. Andiamo a cercare. Io vedo una carta tutta luccicosa dietro. Io adesso non lo so, abbiate pazienza. Semipour, che mi fa veramente a spruzzo. Lunatune, che ha spruzzo anche questa qua. Abbiamo un Semisear, che è tutta carina di fuoco. Una Toxtricity, che è carino, ma non credo valga niente di che. Dice che è raro il mio Pokédex. Ok, perfetto. Codice per voi: Rowlet, Jigglypuff, Diglett, Pampur, Spinarak, una Energy, un Poltergeist, vabbè sarà quel che vi pare, Sherlock, abbiamo Kabu, abbiamo un Suicune, carino, molto carino, non credo che ci sia niente da raccontare sul Suicune, e poi abbiamo un Arctovish, che praticamente non è niente, ok, pacchetto sola. Ok, il mio Pokédex mi ha detto che quelle carte là si dice olografiche, perfetto. Coolophant, io l'ho sempre chiamato così ragazzi, quindi questo per me è Coolophant. Sinistee, ok. Un Phoebus, Passimian, Fletchlinglingonglonglu, ok, andiamo avanti. Pupitar, Zwill, Fletchinder, un Karablast, carino, mi piace, simpatico, quindi un'olografica carina. E andiamo a vedere l'altra. Gotitel, Colcloglu. Niente, raga, va bene, allora sai che c'è, sono contento, perché significa che stiamo a pia tutti i pacchetti sola. Codice per voi: Shelmet, Lervitar, Grimer, Durumaka, Sunset, Energia, Old PC, Ursaring, Het Energy. Ok, un Pupitar. Questo qua, ma credo non valga niente. Credo si sia vista che è del Cattai. Niente, ragazzi, tutti pacchetti sola. Eccolo qua. Banelby, Toxel, d'accordo. Sinistee, Karablast, Meltan, Energia, Tini, un Vibrava, un Grident olografico, ma ormai dirò sempre olografico perché vado qui a vantarmi ovviamente come ultima carta. Urca ballurca, questa dovrebbe essere carina. Abbiamo un Centistork, che non so, però la vedo tutta così arcobellanosa e mi piace parecchio. Quindi no, pacchetto sola sto giro. Ottimo. Codice per voi: Bonsuit, Dunsparce, Electric, Mr. Mine, Grimer, Energy, Simisage, Vanillish, Ungleng, e adesso arriviamo. Ok, Pompur. Ci sta, è carino, ma credo che sia un comune. E niente, un Darmitan. Diversi pacchetti sola. Giustamente, l'altro video, io non so se l'avete visto, ma lasciamo perdere. Codice per voi: Phoebus, Purloin, Hippopotadatus, Sunset, Larvesta, un'energia, Spike Mut, Cape of Chung Chung Cheng, un Vibrava. Abbiamo un Sinistee olografico, d'accordo, carino, simpatico. E come carta un Milotic, però penso che pure questo sia semplicemente olografico comune, quindi due carte olografiche comune. Codice per voi: Wimpod,
Grimer, Clink, Duclet, Merip, Energy, Rare Fossile, Furret, carinissimo il Furret. Abbiamo un Fluffy, forse qualcosa avete visto, raga, devo imparare ad aprirle bene queste carte. Ok, un Poltergeist olografico, che penso che comunque sia comune, e abbiamo un Lugia. Madonna santissima, ragazzi, se questo Lugia lo trovavo tipo VMAX, esplodevo. Quindi, Passimian, Bunnelby, Vanillite, Gotita, Nigit, un'energia, Solrock, Stini. Abbiamo un'altra volta un Gatorita qua, Gotorita, e andiamo a vedere l'ultimo, che potrebbe essere interessante. Un'eternità, Eternatus V, non so quanto possa valere, sicuramente ve lo dirò dopo, però per il momento è un'ottima carta. Dovrebbe essere molto rara questa qua, calcolate. Codice per voi. Queste sono quelle olografiche di oggi, che in realtà sono molto di meno rispetto a quelle dell'altra volta. Allora, Tauros, Rocky D, Mr. Mime, Electric, Deino, Energy, un Fluff, un Karna, Kirmivine. Abbiamo un Capage of 222. Olografiche. Allora, abbiamo un Copperajah, detto, io butto i nomi così come quando fu per FIFA. Ok, niente, perché è uno Sirfetch'd, molto carino Sirfetch'd, però diciamo non vale niente, cioè magari anche quest'altro non valgono niente, però diciamo pacchetto Sola, sempre codice per voi. Marianne, Purloin, Starline, Aaron, Kubcho, Energy, Corvish Square, un Rose, Vanillish. Abbiamo un Oppa, che potrebbe essere carina come carta, sicuramente è un'orografica comune, carina, andiamo a vedere. Oh, niente, da quando faccio così mi porto una sfiga, perché questa qua è un'altra orografica comune, Golisop, codice per voi, Culofant, io lo chiamo Culofant, va bene, sempre chiamato Culofant, Deino. Ok, Panzer, e c'era anche Merip, Snubbull, un'energia foglia, Stini, Furret, Hellhorn. Abbiamo un Aaron. Aaron è molto forte, cioè io me lo ricordo che come carta era molto forte su Pokémon, non mi ricordo però quale, quello che ho giocato, e potenziato era una bestia rara. Andiamo a vedere qua sotto se c'è qualcosa di interessante. Mi sei un altro pacchetto Sola, perché abbiamo Darmitan. Oggi un po' più pacchetti Sola, vi devo dire la verità. Eccolo qua. Ma proprio pure a livello di carte olografiche, molte molte di meno rispetto al primo video. Marianne, questo qua, Starly, Aaron. Ui, quante ne ho torte. Boh, stiamo guardando. Come se stanno a sbriciolare le dita, porca miseria, se stanno a seccare. Kubco, un'energia, un Fletchinder, un'altra energia, Parasect, Tapinch cool olografico, però non credo niente di che. Andiamo a scavicchi, ma non apra. Da quando faccio così sto portando a sfiga. Raga, non faccio più, vi giuro non lo faccio più. Perché da quando sto a fare così solo pacchetti Sola. A sto punto è meglio tirarseli in testa. Codice per voi. Morerul, Toxel, Skitty, Rowlet, Wishiwashi, energia, Simisear, Lunatoon, bene, una Staravia, un Combusken, sempre un'olografica comune, e tanto che porta sfiga fare come ho fatto prima. Mazza, niente, raga, questi sono pacchetti Sola forti, eh. Vado a riprendere lui. Eccolo qua, codice. Speriamo bene. È il rito magico. Pa, pa, pa. Checco bomba. Dove sta? Po, po, po. Questo proprio non lo so. Ok, questo è un rito magico, ragazzi. Voi non lo sapete, ma ho dovuto farlo. Teddy Ursa. Pansers. Morul. Wishiwashi. Energy.
Semi per Spellcabin Beard Keeper, un Phoebas, ok, sempre olografico. Vediamo un po' se Checco Bomba ha portato fortuna. Ammazza, oh. Ammazza Wikiplaf, Checco Bomba, madonna. Cioè, lasciamo perdere. L'ultimo pacchetto di oggi, ragazzi. Speriamo che ci sia la bomba assassina in questo pacchetto. Quindi questo è il codice. Rowlet, Jigglypuff, Diglett, Pumper, Spinarak, Energia, Toxapex, Big Parasol, un Shinotic. L'ho fatto. Vabbè, allora, vi dico subito che l'ultima è un pacchetto sola. Già ve lo dico. Old PC. E questo è un gran pacchetto sola, raga. Questo è un gran pacchetto sola. Allora, oggi che cosa abbiamo trovato di buono, buono, buono? Abbiamo trovato queste due. Queste due. Niente di... cioè, non credo che siano niente di eccezionale queste due carte qua. Signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi al prossimo appuntamento col vostro Diciamolo 89. Vi ricordo che abbiamo da aprire... Sole e luna. Ciao ragazzi.